presentate a Ragusa presso i campi del Circolo del Tennis le nuove squadre che parteciperanno ai prossimi campionati di D1 maschile, C maschile, B femminile, oltre che gli over 40. La prima pallina sarà già domani, domenica, con l'avvio del campionato di Serie C, mentre tra qualche mese seguirà la D1, poi la B femminile e quindi gli over 40. Ma gli allenamenti sono però già intensi da diverso tempo al Circolo del Tennis, perché quest'anno si ha la voglia di far sentire la propria voce in un campionato regionale comunque non semplice. A fare il punto della situazione è il direttore tecnico Andrea Tunno. Allora Andrea, oggi c'è la presentazione della Serie B femminile, della C maschile, della D1 maschile, sì. Quindi ricominciate il campionato di tennis. Oggi sì, presentiamo le squadre agonistiche, le squadre di punta del circolo. E quest'anno affronteremo il campionato di Serie B femminile. E siamo saliti l'anno scorso, quindi insomma puntiamo ad una salvezza tranquilla, perché la cadetteria è un campionato difficile. Nel reparto maschile ci presentiamo in D1 con i ragazzi della quarta categoria e la squadra di Serie C, che quest'anno è molto rinnovata. E puntiamo insomma al salto di categoria. Non sarà facile, ma insomma cos'è un campionato che è a livello regionale? È un campionato a livello regionale, però per fare il salto di categoria bisogna poi superare la fase nazionale anche, quindi certamente le difficoltà nascono da questo. Le ragazze sono in B e i ragazzi sono in C, le ragazze sono più brave? Le ragazze sono state più brave, sì, però contiamo di raggiungerle presto. Quale sarà la società più ostica per voi per superare? Dal punto di vista femminile mi posso sbilanciare, c'è una squadra di Messina che è ben attrezzata e poi ci sono le palermitane, sono sempre pericolose insomma. Qual è il livello di allenamento di un agonista di tennis? Cioè, quanti giorni, quante ore, come funziona? Un ragazzo che fa attività agonistica piena si allena tutti i giorni a tennis e tutti i giorni atletica, a volte anche doppia seduta.